Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Allora, oggi affrontiamo un nuovo capitolo inerente al nostro video tutorial che stiamo facendo dedicato alla pesca spinning in mare e tratteremo principalmente di accessori e nodi. Scopriremo insieme quali sono gli accessori indispensabili, fondamentali da avere durante le nostre uscite di pesca perché ci semplificano in qualche modo anche la nostra azione di pesca e poi parleremo dei nodi. Ogni pescatore che si definisce tale deve sapere per forza di cose fare dei nodi e insieme scopriremo quali sono quelli più resistenti, più efficaci da utilizzare nelle nostre battute. Andiamo! Ricordo che in questo video, in questo tutorial, come tutti gli altri che sono sul canale, trattiamo in maniera compatta di argomenti che sul manuale, sulla guida dedicata alla pesca spinning in mare, trovate maggiormente approfonditi. Questo manuale e le guide le trovate sia in formato cartaceo che ebook, formato elettronico, direttamente sullo shop Amazon. Vi lascio in descrizione i link e i riferimenti per un eventuale acquisto e vi ricordo che proprio l'acquisto di queste guide, di questi manuali, è l'unico modo per supportare il canale Planet Spin e soprattutto questo progetto. Allora, iniziamo a parlare di ami singoli e ancorette. Sono davvero tanti i motivi per cui possiamo decidere di utilizzare gli ami singoli o le ancorette sotto ai nostri artificiali. Cerchiamo di capire insieme alcune differenze, ma anche pregi e difetti, in previsione ovviamente anche della sostituzione di questi accessori che sono molto soggetti all'usura. Partiamo col dire che per i cultori della pesca spinning in cui si predilige il catch and release, ovvero il rilascio del pescato, è consigliabile usare gli ami singoli, meglio ancora se con l'ardiglione schiacciato. Con gli ami singoli avremo una riduzione degli incagli e spesso un movimento più sinuoso della nostra esca. Caso opposto, invece, utilizzando le ancorette, queste ci assicurano una ferrata migliore perché avremo più ami che potrebbero conficcarsi nella bocca o sul corpo del pesce durante la fase di strike, durante la ferrata. E per questo, però, avendo più ami, ci penalizzano in caso di incagli sul fondale, su rocce, verso ostacoli, perché una volta penetrate, difficilmente lasceranno libera la nostra esca. Inoltre, in merito anche alla scalfitura delle nostre esche artificiali, in seguito allo strisciare continuo di queste punte, degli ami sull'ancorette, sul corpo dell'esca, queste provocano dei danni maggiori rispetto agli ami singoli, ovviamente a parità di utilizzo. Infine, c'è da sapere che in fase di progettazione le esche vengono testate con dettagliati modelli di ancorine, per cui sostituire queste ad ami singoli o ad ancorette in molti casi possono influire negativamente sul nuoto se noi sbagliamo per esempio la dimensione, il peso anche di questi elementi. Qualsiasi cosa si utilizzi, è consigliabile il risciacquo con acqua dolce dopo ogni uso, dopo ogni sessione di pesca, e questo maggiormente per prevenire la corrosione causata dalla salsedine. Uno dei principali accessori che io consiglio di utilizzare nelle vostre battute di pesca, che è proprio indispensabile anche alla fine della nostra lenza terminale, se così possiamo definirla, è sicuramente il moschettone, o meglio definito come snap. Il suo scopo principale è quello di favorire il cambio rapido delle esche artificiali, evitando di ogni volta di dover fare il nodo di giunzione tra il nostro terminale e l'esca artificiale. Esistono in commercio una grande quantità di modelli che si differenziano per materiale, tipologia anche costruttiva, potenza, quindi libraggio, forma e dimensione.
L'uso della girella nella pesca spinning è solitamente sconsigliato, infatti la girella solitamente viene utilizzata solo per lo spinning dove utilizziamo, per la pesca dove utilizziamo gli ondulanti o i cucchiaini. Per le restanti esche non è previsto alcun corpo metallico aggiuntivo, anzi per i puristi, se così possiamo definire, della pesca spinning è già un qualcosa in più utilizzare il moschettone, lo snap, figuriamoci addirittura una girella oppure una bombarda, per cui ecco, meno accessori abbiamo sulla lenza, più saremo facendo spinning nel modo migliore. Oltre allo snap, qualsiasi componente aggiuntivo, vi ripeto, sulla lenza madre, tra lenza madre e sull'artificiale, causa anche una variazione del suo movimento in fase di recupero, falsando quello originale, ovvero quello per cui è stato progettato e costruito. La scelta dello snap può variare a seconda di vari fattori. Prima di tutto c'è il suo libraggio, ovvero la sua potenza, che ci indica anche la sua resistenza alla trazione. Il materiale e la forma dello snap ne regola principalmente il peso e le sue caratteristiche di affidabilità e soprattutto facilità nella sostituzione delle esche artificiali. Per lo spinning classico, il libraggio ideale, secondo quelle che sono anche le mie esperienze in merito, è intorno ai 20 libbre, alle 20 libbre. Se pratichiamo sessioni di pesca dedicate a predatori di grande mole, dobbiamo per forza di cose salire e possiamo arrivare anche a 30 libbre e oltre. Caso opposto, se invece stiamo facendo una pesca molto più light, possiamo scendere fino al 10 libbre, ma io non mi spingerei al di sotto di questo dato in merito alla potenza. Ovviamente deve essere tutto rapportato seguendo anche il diametro dei fili, la lenza madre e del terminale. Per ovvi motivi non possiamo avere un terminale che riesce a sopportare, faccio un esempio, 100 libbre di carico di trazione e poi utilizzare uno snap da 20 libbre, quindi dobbiamo tutto rapportarlo in base anche all'attrezzatura che utilizziamo e al tipo di predatore che tentiamo di insidiare. Parliamo adesso di scatole, portaesche, borse, zaini. Esistono tanti modelli di portaesche e borse di nuova concezione che sono studiate appositamente per la pesca e anche per la pesca spinning in mare. Portaesche a multipli scomparti, per esempio come quelli di varie case produttrici che sono da allacciare alla vita, tipo marsupio per intenderci, sono tra i più diffusi e consigliati per questa tecnica di pesca, dove in tanti casi dovremmo fare degli spostamenti come una sorta di spinning itinerante. Per questo occorre avere a portata di mano tutto quello che ci può servire, soprattutto per facilitarci il cambio di artificiale in modo veloce. I borsoni da spalla sono secondo me poco pratici, ma se avremo per forza di cose parecchie attrezzature con noi non ne potremo fare a meno. In alternativa però possiamo utilizzare anche giberne o piccoli zainetti a tracolla. Scatole e scatoline più o meno grandi sono utili per riporre in modo ordinato le nostre esche e le nostre attrezzature. Per esempio io uso una scatolina dove metto vari accessori, per esempio il filo per i terminali e altri piccoli accessori come le forbici, gli snap di ricambio, un paio di pinzette, mentre per le esche uso diverse scatoline o nella pesca spinning dove faccio diversi spostamenti mi trovo molto bene con il portaesche classico a marsupio. Alcuni di questi modelli sono progettati principalmente per la pesca spinning in mare perché utilizzano delle tipologie di cerniere a base plastica e non metallica, perché il metallo ha contatto con la corrosione causata dalla salsedine
la corrosione marina tende a arrugginirsi, quindi ci impedisce dopo diversi utilizzi, anche se lo risciacquiamo, di utilizzarlo, perché praticamente si ossida. Per cui fate attenzione alla scelta delle vostre scatole, borse, portaesche che abbiano la cerniera a base plastica e non metallica. Altri tre accessori che sono secondo me indispensabili, soprattutto se andiamo a pesca in cerca di predatori come il pesce serra dai denti molto affilati, sono le pinze a becco lungo, delle forbicine e un boga grip. La pinza a becco lungo è solitamente utilizzata per aiutarci nelle fasi di slamata del pesce dagli ami. Serve per evitare di mettere le mani troppo vicino alle ancorette, perché sappiamo bene nei delicati momenti della slamata, soprattutto il pesce serra, quando si sbatte, quando il pesce si dimena, è molto pericoloso e possiamo facilmente ferirci o, peggio ancora, rimanere allamati insieme al pesce. Per questo io consiglio l'acquisto delle pinze a becco lungo, meglio se di ottima qualità e con trattamento anticorrosione. La sicurezza è secondo me al primo posto per evitare spiacevoli incidenti che possono ovviamente capitare a tutti, ma nei momenti della cattura, in seguito alla cattura, una disattenzione dovuta all'euforia è possibile che capiti a tutti, sia ai neofiti che ai più esperti. Le forbicine devono essere adatte a tagliare il trecciato e i fili in genere quando dovremmo rifare per esempio il terminale. Inoltre, infine, per quanto riguarda il boga grip, è un attrezzo dotato di un beccuccio apribile tramite una sorta di grilletto a molla, e con questo accessorio potremo mettere in sicurezza il pesce per agevolarci durante le fasi di slamata o magari per tenerlo durante i momenti in cui vorremmo immortalare questa cattura, per facilitarci anche durante la classica foto ricordo. Secondo me è un accessorio molto utile e può permetterci anche questo, insieme alle pinze, di maneggiare la preda nei momenti successivi alla cattura. E ne esistono vari modelli che sono progettati per diversi scopi, e alcuni di questi sono anche in plastica, quindi sono galleggianti, soprattutto nella pesca dalla barca, da natante o magari da bellibotta. Avere un boga che eventualmente cade in acqua, non affondi, è molte volte indispensabile, per cui fate attenzione anche alla tipologia di materiale quando sceglierete nella fase di acquisto. Per la pesca spinning in mare, magari nei pressi della foce o con mare mosso in genere, è solitamente richiesto l'utilizzo dei waders, ovvero una tipologia di stivali con un'imbragatura fino alle spalle, perché in tanti spot, soprattutto dalla spiaggia, per fare un esempio, si è costretti ad entrare in acqua per qualche decina di metri, sia per guadagnare qualche metro sul lancio, ma anche per gestire meglio gli artificiali. I waders risultano essenziali, secondo me, anche pescando dalla scogliera, perché in presenza di mare mosso o mare molto mosso ci permettono di pescare comodamente e soprattutto di stare all'asciutto. Se ci abbiniamo nella parte superiore anche un giubbino impermeabile traspirante, capiremo che sarebbe davvero indispensabile, impossibile farne a meno in tanti casi, perché magari a volte capita quell'onda improvvisa che sovrasta e sbatte sotto gli scogli e tende di sovrastarci, no? Quindi se noi non avremo l'accortezza di avere questi accessori come waders e giubbino traspirante, sicuramente faremo un bagno molte volte fuori stagione e quindi ci permettono di agevolmente stare in pesca.
Lo stivale classico, quello alto fino alla caviglia per intenderci, non è secondo me una soluzione ideale per chi pratica la pesca spinning in mare, perché molte volte basta una piccola disattenzione, sottovalutare l'onda in arrivo per bagnarsi, prendere acqua e pregiudicare in qualche modo anche la nostra uscita. Un'ultima cosa per quanto riguarda i waders, ne esistono ovviamente di vari modelli, alcuni sono già provvisti di stivale annesso, saldato sul pantalone impermeabile traspirante, altri invece sono provvisti alla fine di una specie di calzino in neoprene. A questo calzino deve essere abbinato uno scarpone e molte volte, esistono di vari modelli, molte volte quello là ideale per la pesca spinning in mare, soprattutto per chi pratica la pesca dalla scogliera, è uno scarponcino con la soletta in feltro, perché ci permette una presa maggiore, per esempio quando siamo sugli scogli e gli scogli sono molto scivolosi. Questa soluzione, waders più calzare più scarpone con feltro, secondo me rappresentano una scelta ideale, magari un po' più costosa, ma sicuramente più comoda e soprattutto duratura nel tempo. Come ultimi accessori, tra quelli più importanti che abbiamo nominato oggi, non possiamo fare a meno di parlare anche di raffio e del guadino. Questi accessori ci permettono nella fase di cattura un più agevole salpaggio della preda, se così possiamo dire, sia se ci troviamo nei pressi delle scogliere che in porto, mentre nella pesca dalla spiaggia questi accessori, diciamo, ne possiamo fare tranquillamente almeno, perché approfitteremo, una volta catturata la nostra preda, dell'onda in arrivo per salpare la preda approfittando dell'onda. Scegliere il modello giusto per quanto riguarda la lunghezza e la robustezza di raffio e guadino è indispensabile, soprattutto per avere un margine di errore se noi non abbiamo molta esperienza con predatori di grossa mole. Sicuramente il raffio, per esempio quello con il manico telescopico, ha un impatto minore per permetterci spostamenti più agevoli rispetto al guadino, che è ovviamente più ingombrante. Ma se il nostro obiettivo è quello dell'eventuale rilascio della preda, capiamo bene che una volta raffiato il pesce non potrà sopravvivere per riguadagnarsi la libertà. Per cui l'opzione è anche relativa alla nostra tipologia, di vivere la pesca, e soprattutto quello della nostra cultura nel discorso catch and release. Parliamo infine anche dei nodi. Per quanto riguarda i nodi esiste davvero un mondo a parte, ma per dare anche qualche indicazione a chi è da poco che pratica la pesca spinning, diamo quelli che sono i più facili e i più anche resistenti. Negli anni sono stati introdotti dei nodi che sono delle variazioni a quelli già esistenti, ma per mia personale esperienza, per partire, io penso siano indispensabili conoscere perlomeno 4 nodi di facile attuazione e di ottima tenuta. Il primo è il nodo rapala, serve principalmente per collegare il nostro artificiale alla lenza senza utilizzare il moschettone. Poi dobbiamo per forza conoscere il nodo palomar, che è ideale per collegare il moschettone al nostro terminale. Per collegare invece filo trecciato, quindi lenza madre, al nostro terminale, quindi due fili, io utilizzo il classico doppio uni. Mentre in alternativa possiamo utilizzare il nodo Tony Pegna. Questi sono i 4 nodi principali che io ci tengo che siano, che voi impariate prima di approcciare allo spinning in mare, perché sono quelli che per forza di cose sono da utilizzare.
Amici di Planet Spin, siamo giunti alla conclusione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e vi ricordo che il nostro manuale disponibile sullo shop Amazon insieme alle nostre guide sono l'unico modo per supportare il canale Planet Spin e soprattutto questo progetto. Ringrazio tutti voi per la visione, noi ci vediamo al prossimo video, come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, ciao ragazzi!